Siamo a Canicattì con il parrucchiere Gerry Garlisi. Il mese scorso abbiamo sentito qualche suo collega di Caltanissetta. Già il momento era difficile per i parrucchieri con le cerimonie sospese, con il coprifuoco alle 10 e col fatto che i bar, i ristoranti, le pizzerie erano chiuse la sera, quindi la gente non usciva. Adesso siamo quasi a Natale, a Capodanno. Di solito questo è il periodo clou per voi. Quest'anno invece la situazione com'è? Quest'anno praticamente è catastrofica, perché magari nei mesi di novembre, fine ottobre, è un fattore già, si sa che è così, ma per il mese di dicembre poi noi abbiamo avuto una bella ripresa lavorativa. Invece col fatto che i locali sono chiusi, non si può andare a cena da amici, da parenti, il coprifuoco alle 22, abbiamo avuto una riduzione lavorativa proprio molto 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 pesante. Tra l'altro, di solito per le festività la gente si faceva bella soprattutto per il Capodanno, per il veglione. Quest'anno niente veglione. O anche se puoi andare a cena da qualche parente, comunque alle 10 devi essere a casa. Sì, o dormi dal parente o alle 10 sei a casa. Penso che quest'anno proprio il veglione, le cose non esisteranno proprio, come infatti. Ma d'altronde penso che se tutti abbiamo un minimo di buonsenso, spero che ce ne usciremo nel più breve tempo possibile da questo incubo chiamato Covid-19, perché è una cosa che non vediamo, non tocchiamo con mano, però è molto pesante, perché come la cronaca ci dice, la gente sta male, malissimo veramente. Quindi dobbiamo avere tutti un po' di buonsenso in modo da rispettare un poco le regole per liberarci il prima possibile da questa morsa che ci sta attanagliando in questa maniera. La salute pubblica al primo posto, ovviamente la salute di ognuno di noi, però economicamente, per lei che è un parrucchiere, è difficile questo momento? Le clienti vengono solo per i trattamenti essenziali, non è più come prima? È difficilissimo. Noi lavoriamo ormai con un abbattimento del 70%. Cioè, quindi viene proprio chi è strettamente necessario o chi è costretto da qualche situazione particolare. E certo, è catastrofico il momento. Spero che lo Stato, chi prende questo tipo di decisioni, ci aiuti in maniera concreta, non solo con le parole, quelle che sentiamo in televisione, perché quello che noi sentiamo in televisione spesso è bello da sentire, ma poi a noi proprio non arriva poco e niente. Qualche altro suo collega ha detto che ha dovuto fare dei tagli e licenziare delle dipendenti. Lei? Praticamente io purtroppo ho dovuto mettere le mie collaboratrici in cassa integrazione, perché non riuscendo più a sostenere i loro stipendi, o per sì o per forza abbiamo preso questa decisione. E cerco di arrangiarmi un po' io da solo. Comunque, anche se Natale e Capodanno lo faremo a casa, un tocco di colore o di novità dal parrucchiere andiamolo a dare per noi stesse, per i nostri mariti, per i nostri figli. Giusto, giustissimo. Penso che alla fine, vabbè, certo, non si esce, non si va fuori, però stare bene con se stessi penso che sia la base principale di tutto. E qualcuno che si regali qualche coccola in più, che non va male né a voi né anche a noi. Tra l'altro, lo ricordiamo, i parrucchieri lavorano in massima sicurezza, la temperatura viene misurata all'ingresso, c'è un registro in cui viene annotato il cliente con la temperatura, mascherine, numero di telefono viene annotato pure, mascherine, si riceve su appuntamento, gli igienizzanti, insomma è più sicuro venire dal parrucchiere che fare venire il parrucchiere a casa. Senz'altro, perché il parrucchiere che viene a casa non sai mai dove è stato, cosa ha fatto e cosa ha toccato. Noi qua, per essere aperti, per avere, per ricevere il cliente, dobbiamo avere per forza dei canoni di sicurezza, igienizzare due volte al giorno le mantelline, le cose sempre, c'è una cliente subito via, monouso, camici. È giusto, meglio venire dal parrucchiere e non far venire il parrucchiere a casa, senz'altro, parole sante. Un'ultima domanda, pensa che qualche attività come la sua non ce la farà a reggere al 2021 e chiuderà? Penso proprio di sì, è una nota triste, però è così, non solo come la mia attività, anche altre attività, specialmente nel comparto della ristorazione, quelle che sono tante, cioè il comparto della ristorazione comprende tantissime situazioni, dai bar
ristorante, varie pub, la musica, i DJ, tutto questo è un mondo fermo, la cerimonia, cioè si è fermato proprio tutto, fermo. E penso proprio che qualcuno, non so, spero che, ripeto, lo Stato ci metta in condizione di poterci riprendere serenamente.